Parola d'ordine e protocollo per gli stabilimenti balneari, così il sindaco ha annunciato sintetizzando la linea stagionale che il comune adotterà per salvaguardare e valorizzare la spiaggia libera. La delibera di giunta ha approvato che verranno attrezzate 5 tratti di spiaggia libera con servizi base, 3 a Sottomonte, 1 a Baia Flaminia e 1 a Fiorenzuola di Focara. L'affidatario vincitore del bando pubblico avrà la possibilità per quest'estate di noleggiare giornalmente lettini e sdraio ai bagnanti, con un numero massimo di 100 sdraio e lettini a Sottomonte, fino a 50 a Fiorenzuola e Baia Flaminia, e potrà tenere in deposito ombrelloni, lettini e sdraio personali con eventuale custodia dietro corrispettivo del depositante. Non solo, potrà vendere alimenti e bevande con food truck e ambulante di dimensioni minime, ma in cambio il comune chiederà controllo antiassembramento nel tratto assegnato, pulizia quotidiana della spiaggia e gestione dei bagni chimici che saranno predisposti dai vincitori, oltre alla gestione delle docce che metterà il comune. Sia il deposito delle attrezzature che la zona per food truck infatti saranno di circa 20 metri quadrati. È un modo per mettere in campo una spiaggia libera di qualità, fare in modo che tante persone che già ne fruiscono quest'anno ne possano fruire con maggiore sicurezza, maggiore controllo e pulizia, e al tempo stesso l'obiettivo è quello di spostare persone che fino all'anno scorso in spiaggia libera non ci andavano nei 2,6 km di spiaggia libera bellissima che Pesaro ha. Sono aree piccole, tutte posizionate in zone già cementate, e il comune farà l'investimento delle docce. Il resto degli investimenti, degli affitti invece sono a carico del gestore. Il comune, oltre alle docce, ha a carico anche i bagni di salvataggio, quindi per noi è un investimento non da poco. L'avviso è stato pubblicato da oggi sul sito ed è rivolto a tutti partecipando singolarmente oppure in modo associativo. Tra le categorie incluse, i privati, associazioni, disoccupati, giovani, bagnini e attività esistenti. L'avviso resterà pubblico 10 giorni per l'adesione, mentre il servizio partirà per il weekend di metà giugno. Sugli altri tratti di spiaggia libera più piccoli, invece, il sindaco concede la possibilità alle attività che vorranno allargare i tavoli del bar o ristorante di occupare al massimo 100 metri in più.